È stata riaperta al culto ieri sera a Siderno la chiesa di Santissima Maria dell'Arco. La cerimonia con dedicazione del nuovo altare e della benedizione del lambone è stata trasmessa anche in diretta dalla nostra emittente televisiva ed arriva dopo 8 mesi di lavori accorsi per il restauro del sistema di copertura, degli intonaci esterni e del risanamento delle pareti interne a causa dei fenomeni di risalita dell'umidità. I lavori sono stati realizzati dall'impresa di restauro Carradomenico di San Costantino Calabro sul progetto e sotto la direzione dei lavori dell'architetto Lucia Saccà e sono stati resi possibili grazie al finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana attraverso il fondo dell'8 per 1000 del gettito IRPEF della Chiesa Cattolica e con la contribuzione dei fedeli, oltre che al sostegno della diocesi di Locri-Gerace. È stato lo stesso vescovo Monsignore Francesco Oliva, unitamente al parroco Don Giuseppe De Pace, ad officiare la solenne liturgia che ha visto la partecipazione di pochi fedeli per via delle restrizioni dovute al Covid. La chiesa, il cui impianto risale al 1934, era stata costruita nell'ambito del piano complessivo di ricostruzione delle chiese terremotate del 1908 e che soprattutto nel corso degli ultimi decenni ha richiesto vari interventi di manutenzione che non hanno risolto certamente le problematiche soprattutto legate alle infiltrazioni del tetto e dell'umidità del sottosuolo. Così dunque prosegue l'opera di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio diocesano di Monsignor Oliva che dopo la riapertura al culto nei giorni scorsi della chiesa di San Francesco d'Assisi a Stilo ora riapre le porte della chiesa parrocchiale dell'Arco di Siderno. Voglio chiedere al Signore una speciale benedizione su questa comunità parrocchiale, sul suo parroco. Ecco, dopo questo tempo di attesa, del completamento dei lavori di restauro di questa chiesa, voglio consegnare allora alla comunità questa chiesa così ben restaurata e voglio esprimere il mio ringraziamento anzitutto al Signore perché ci ha accompagnato in questo tempo e ci ha guidati. Un grazie a tutti coloro che hanno curato la realizzazione di quest'opera, quindi direttore dei lavori, progettista, l'impresa, il mio ufficio diocesano dei beni culturali, commissione d'arte sacra e tutti coloro che in un modo o in un altro hanno contribuito facendo sì che i lavori venissero completati nei tempi previsti, così come è accaduto. Voglio dire grazie anche a quanti fedeli hanno collaborato anche economicamente nella realizzazione di questi lavori, che come sapete non sono interamente finanziati dalla CEI, ma soltanto in parte, ma gran parte però del finanziamento ci proviene proprio dalla Conferenza Episcopale Italiana dei fondi dell'8 per 1000. Ecco come vengono spesi i fondi dell'8 per 1000, quelle che voi come cittadini, firmando la dichiarazione di reddito l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica destinate che siano spesi. Quindi un grazie veramente di tutto questo e invochiamo su tutti noi la benedizione di Dio.